3 anni ad Avellino da protagonista, poi il grande salto alla Juventus con cui ha vinto una Coppa UEFA, una Coppa Campioni ed un Intercontinentale. Luciano Favero ha giocato a calcio fino a 40 anni nei dilettanti, poi il crollo finanziario, la perdita di 1 miliardo di vecchie lire in un'autorivendita, i lavori manuali e la vita da caddie nel golf. Adesso è pensionato nel suo Veneto e non ha alcuna intenzione di rientrare nel mondo del calcio da dove è uscito in silenzio. Ma sai, ci vuole per restare in certi ambienti ci vuole carattere, ci vuole. Io non è che sono tanto, sono un tipo alla buona, capito? Io nel senso, se dovessi fare il mister lascerei fare tutto, invece bisogna essere un po' rigidi a volte. Come hai superato i momenti di difficoltà che hai attraversato dopo la fine della carriera? Li ho superati andando avanti per la mia strada, facendo anche dei sacrifici, e perciò poi si sono superati. Tornare magari a fare dei lavori che, sai, di lavoretti, tornare a lavorare, ecco, quello là, però sono stati momenti un po' di sacrificio, come ti ho detto prima, però io già prima di iniziare il calcio già lavoravo, ero già un po', diciamo, capito, abituato in certe cose, perciò mi è andata anche bene in quel senso. Il ricordo più bello del tuo periodo ad Avellino. Il ricordo più bello ce ne sono tanti. Essere arrivato, cioè, aver esordito in Serie A e aver esordito al San Paolo contro il Napoli, diciamo quello. Poi essere stato lì 3 anni, sai, è stato bellissimo, sono stati 3 anni belli, stupendi, perché era un Avellino forte e ci siamo tolti diverse soddisfazioni. Se dovessi descrivere Antonio Sibilia, che parole useresti? Antonio era un, diciamo, padre padrone, però era uno che era partecipe di noi, era sempre lì con noi, perciò era come fosse uno. Un papà nostro, ecco, capito, no? Anche perché eravamo giovani, perciò lui ne capiva tanto di calcio. Come ti convinse ad accettare la maglia biancoverde? Ma sai, io venivo dalla Serie B, perciò passare in Serie A era già un grande salto, perciò dopo sono stato là. Quei 3 anni, diciamo che appena arrivato mi sono ambientato subito e sono stati 3 anni stupendi. Il compagno di reparto più forte con cui ha giocato in Spagna. Beh, il compagno, torniamo a Salvatore, insomma, io ho giocato con Totò, c'era Stefano Tacconi. Sai, diciamo che era una provinciale, ma era una provinciale come posso dirti, cioè che si faceva rispettare.